Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo primo video di Minecraft Ita. Allora, in questo momento siamo nella schermata iniziale di Minecraft. Volevo sapere se voi sapevate perché non posso giocare in multigiocatore. E questa lingua qua non è una lingua strana, è solo che è veneto. Io non so se si sente dall'accento, però comunque sono veneto. Ci troviamo nella 1171. Questi qua sono altri miei mondi, questo vabbè. Se volete vi faccio vedere questa, la vanilla hardcore. Anche se un po' si è vista in live, però in live stavo, cioè voi l'avete fatto in lagosa. Andiamo a creare un nuovo mondo. Allora, siccome che questo video lo faccio grazie a un vostro commento, vado a ripescarmi il commento. E vedo quale, come si chiama la persona, e la chiamerò con il suo nome. Se dopo lei vorrà commentare, lei o lui, quello che era, vorrà commentare su questo video, vorrà e magari anche lo farà. Lo metteremo con il mondo che vorrà lei. Comunque, mentre parlavo così, sono andato a vedermi il nome di quello che aveva commentato. Si chiama Simone. Quindi il mondo sarà salvato come Simone, come in Simone, insomma. Difficoltà normale. Ok, normale. Sopravvivenza, ovviamente. Comandi no, perché noi non vogliamo i comandi. Pacchetto di dati tengo al default. Regole del gioco lo sappiamo, altre opzioni non servono. E facciamo un nuovo mondo. Dai, carica. Madonna, io avevo Minecraft da telefono. Ci mette 4 anni. Allora, prima cosa cerchiamo di trovare un villaggio. No, non volevo dire un villaggio, volevo dire un. Ecco, lei per fare il lettio in realtà. Però se me lo venite a dire così, là c'è il villaggio. Non ce la sfidraniamo in questo mondo anche perché non sono capace. Dettagli. Vorrei essere capace tanto. Sto ridendo perché no. Vanilla più corta di sempre. Uno speedrunner. Comunque tutti i mondi speedrunnati sono le vanille più grosse di sempre. Io ho sempre questa modalità qua. Ogni mondo che inizio, pietà della pietra, se lo chiedete, è l'achievement. E io faccio sempre così. Mi prendo un po' di legna, dopo scendo giù, mercoledì, mi prendo la cobblestone, pietrisco in italiano, e non so se gli azzotoi in dialetto qua, o se già mesco un'altra cosa, perché si è illuminato così, di immenso. Piere, ok, piere vuol dire pietra. Le pietre, certo. Sono le pietre che questo dialetto qua è molto simile a quello all'italiano, molto simile all'italiano. Però c'è abbastanza gente che non lo capisce, allora. Boh. Allora non sono tanto convinto. Però comunque cerchiamo di salire. Vabbè, cosa la rompo a fare? Ma craftiamo tutti questi bastoncini, tanto. Piccone in pietra. Ascia. Zappa. La spada non la faccio perché è per i nabi. Quando abbiamo la zappa, cioè.
Quando abbiamo la zappa, cosa vuoi te? Cioè, questo qua, beh, tanto finché abbiamo poca roba. Sono sbagliato. Allora, salve. Allora, se trovo dei diamanti qua, anche se non c'è il fabbro. Allora, vabbè, questo qua potrebbe essere già casa nostra, eh. Comunque. Ma ho su serio trovato un villaggio così povero, aia. Io faccio. Vabbè, il letto giallo lo voglio io. Salve anche a lei, se lo picchiavo per sbaglio morivo male. Mi arrabbiavo. Vabbè, intanto cerco una cassa almeno. Ci vediamo dopo, dai. Eccoci raga, madonna. Questo villaggio è poverissimo, ha 4 case. 5. Dimmi qualcosa di buono. Non sono manco andato dentro l'acqua. I gradi non servono a nessuno. No, vorrei fare una tecnica speedrunner, ma dopo dovrei cuocere lo stesso i lingotti. No, non dovrei cuocerli, no, perché me li dà lingottosi, in teoria. È un po' che non guardo speedrun, eh. Allora, lì c'è un botto di sabbia. Lì c'è della pianura. Mi sono scordato di prendermi il letto. Quindi ci vediamo quando torno. Ok, raga, intanto avevo visto questo qua. Sì, perché ho visto un gatto che è venuto per di qua. E di là sotto ho visto anche un baby zombo col tridente. Allora non è del tutto una schifezza sto posto, se non che con la grande fornace non si può cucinare il metallo, si può cucinare solo il metallo. Prendo questi che magari se dovrei farmi tipo le slab per farmi che non mi ricordo mai niente. L'armor stand, ecco. Dicevo, ci troviamo là. Probabilmente vi ho fatto vedere anche che facevo un altro achievement. E mo ne faccio un altro. È su Sweet Dream. Lo so che non era questo il. No, ormai. Dov'era il promontorio? Ah, di là, ok. Ecco qua tutti i. Gli achievement che ho fatto. Mannaggia. Vediamo se ho fatto questi. Ok. Dai, un po' ne ho fatti, anche questo ho fatto. Avventura, esplora e combatti. È praticamente creare il mondo. Penso che avrei preso da una caduta. Quello ho messo il letto. Dunque, dicevamo tra noi e noi. Arrivati qua, abbiamo. Allora, vabbè, oltre che dei funghi, lì la sabbia, che potremmo prenderla. E qua potremmo creare una super casa. Tutti i ponti che collegati qua tra gli alberi, oppure proprio gli alberi che fanno da ponti delimitati soltanto da
delle staccionate. Qui potremmo fare in futuro, quando avremo un po' di tutto, un giardinetto zen, qualcosa del genere. Questo era pessimo, cosa c'è là dei fiori? Vabbè, detto questo, ci approcciamo a tornare di là e a trovare l'albero più alto dove cominciare a costruire la nostra casa con il Dark Oak, però non con il quello normale. Quindi dovremmo anche tirare giù un albero. No, 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 io so una tecnica, che quello lì è l'albero sicuramente più alto, non sto neanche qua a guardare tanto. Ecco, triste storia. Con il parkour si fa tutto. Ah, ecco perché è più alto. Vabbè. Comunque sono un po' scarso di qualche. Ma però qualche animale non se lo dovrebbe trovare? Pensavo io, eh. Sapete voi, anche se io mi seguo abbastanza di gli sviluppi di Minecraft, per caso voi sapete se ho sbagliato a rompere quello, se per caso hanno diminuito. No, questo centro sì. E allora lo spawn di degli animali, perché non neanche là, non è un pezzo di pianura quello. Vabbè, l'unica cosa, spero di non morire da fame. Ok, allora, come so, in caso si rispetti, bisogna avere una crafting table. Però noi, siccome non siamo stupidi, togliamo questo, e così è più piano, no? Questo qua non mi piace però. Quindi andiamo a togliere, no, quello là sì, perché è parte della scala. Dopo, quando avremo del ferro, magari ci mettiamo qui con le fesoie. Questo qua dovrei togliere, boh, magari poi metto attorno del vetro qua, devo, vabbè, intanto metto questo che non c'entra niente, quindi meglio toglierlo. Vabbè, dai, così almeno non si cade. Qua mettiamo una cassa, dai. Dov'è qua il dark? Assi di rovere scura. Allora, 8 su 16. Così. Facciamo due casse, due baul, due bauli, dai, un baul, si dice da noi, si dice da noi, scusate, che mi prende a parlare in dialetto. Poi dovremmo farci delle staccionate. E vi pare che io mi ricordo come si fanno. Me lo ricordavo, solo che pensavo di ricordarmi male, allora. Non so quante me ne servono. 5x3, 15. Ovviamente, siccome siamo su Minecraft, le mettiamo sul nulla noi. Se Minecraft è fatto così, perché non usare il Minecraft? Perché non usare il Minecraft? Bene, dai, ci vediamo quando ho finito. Bene, raga, abbiamo terminato, ho terminato. Abbiamo. Cosa è successo? Va bene. Abbiamo terminato di. Cosa sto facendo? Ok. Abbiamo terminato di mettere tutte le staccionate, ne ho avanzate anche un po'. Quello che ho avanzato le ho prese da quell'albero laggiù. E per questo pensavo io di fare altre scale in quell'albero là, in quello e in quello, e collegare il tutto. Magari qui un ascensore. Però dovrei andare nel Nether, ho capito che non è difficile. E devo studiare un po' meglio qua, perché va bene, mettiamo un letto qua, no? Esempio.
me non piace tantissimo. Polastro cos'esto? Non si dice cotto, probabilmente avranno so, Treviso, diranno cos'esto. Va bene. Nel folletto io volevo metterlo tipo al bordo, ma dopo magari cado. E boh. Quindi per ora verrà. Sì, è brutto vederlo qua. Va bene. Qui insieme al resto. Io qua ho fatto la cassa, non ho messo dentro niente. Mi sistemo l'inventario dopo. Io off camera. E mi faccio su già le scale qua. Da sotto, eccetera. E quell'albero là. Potremmo fare una bella build, se è grande quanto vedo io. Comunque, per questo video è tutto e ci vediamo con un prossimo video, sempre qui sulla vanilla di Minecraft. Ciao ragazzi!